Sono contento perché è stato un percorso lungo, però ci auguriamo adesso di poter essere operativi nel più breve tempo possibile. Firma ufficiale del protocollo tra Regione e Comune per il recupero del Porto Vecchio con l'autorità portuale, il Consorzio Ursus e il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura. Gli edifici coinvolti sono il Magazzino 7, il 10, l'edificio 118 e l'Hangar 21. La Regione fornisce oltre 10 milioni 600 mila euro per l'operazione, alla quale sarà dedicata una task force speciale. La mia intenzione è di creare una task force dentro la regione proprio per gli interventi regionali all'interno di quell'area. Il nostro scopo è di valorizzare Porto Vecchio portando anche l'opportunità con i trasferimenti delle sedi regionali in quell'area di Trieste, anche la capacità di attrarre, penso, pubblici esercizi e quindi dare un servizio anche alle imprese che si vogliono insediare in quel territorio. È una grandissima opportunità, stiamo urbanizzando l'area con la regione a fianco, con i quattro magazzini più l'altro per il centro per l'impiego, è un momento di grande sviluppo. Non solo uffici regionali, è prevista anche la nuova sede del centro per l'impiego. In tutto saranno trasferite circa 1.000 persone, mentre gran parte degli edifici regionali saranno messi in vendita via San Francesco, via Carducci, via Trento e via Milano, solo per citarne alcuni. Sarà una riqualificazione importante, ha spiegato il presidente Fedriga, nella quale la regione intende lasciare il segno anche con il coinvolgimento di grandi nomi dell'architettura. Oltretutto devo dire che nostra intenzione, ne parlavo proprio adesso con il rappresentante del Ministero dei Beni Culturali, valorizzarlo anche dal punto di vista architettonico. Quando il pubblico interviene deve lasciare qualcosa sul territorio. No, la portata secondo me è importante dal punto di vista della visione, la visione che una regione, la regione ha nel vedere come la delocalizzazione, la localizzazione in Porto Vecchio di alcune sue strutture diventa volano per gli eventuali futuri investimenti da parte dei privati. A me sembra un'ottima scelta.